Nell'ambito di questo congresso abbiamo voluto evidenziare nella nostra sessione, richiamando molto la tecnologia laser e i trattamenti laser, un certo tipo di protocollo e di comportamento dietro a quello che viene detto al paziente. Il paziente si presenta con delle richieste, delle necessità, delle volontà anche di risultati dietro al trattamento, che spesso non sono l'aspettativa. Cosa succede? Il medico si trova in una situazione dove può proporre un programma di trattamento che è giusto che rispetti un protocollo anche internazionale sul tipo di trattamento che viene fatto, che può essere non solo estetico, ma che rispecchi proprio dei protocolli d'uso dell'apparecchiatura laser che andiamo a trattare il paziente, dove andiamo a trattare il paziente. L'aspettativa, lo sapete, è sempre quella più difficile da porre al paziente, perché lui vuole il risultato e noi dobbiamo creare un percorso, tante volte scegliendo anche di fare una seduta se va bene o più sedute, ma far capire anche il programma di trattamento, che tante volte non è semplice. In effetti i trattamenti laser rispetto a altri trattamenti, forse anche più datati rispetto a questi, che cosa succede? Che i programmi sono diversi, l'azione biofisica e biochimica del laser sui tessuti per risolvere i problemi è più complessa, perciò va spiegata e fatta capire, pertanto tante volte ti trovi anche in situazioni dove durante il percorso non è facilmente accettato questo tipo di trattamento, o non, comunque, non, ripeto, è una parola che ripropongo spesso, secondo le aspettative del paziente, non è secondo un suo percorso. Diciamo che tante volte anche nella medicina estetica, laddove usi laser e non solo, hai dei trattamenti anche complessi. Faccio un esempio, un trattamento per delle telangiectasie degli arti inferiori o delle reticolari venose hanno un loro protocollo d'uso, perciò non è che si può inventare per ogni paziente un tipo di trattamento. Ci troveremo a seguire un tipo di percorso che è giusto così, perché è proprio per il tipo di effetto del trattamento che avrà sul sistema vascolare e i vasi, e il paziente lo deve capire e accettare. Spesso lo paragona a metodiche, in questo caso tipo la scleroterapia, ma è completamente diverso, come tanti altri trattamenti con laser. Il laser ha un effetto particolare, è una luce che ha un effetto biofisico sui tessuti, ha un effetto anche di interazione col target molto specifico, specialistico, che non è facile neanche comprenderlo anche per molti medici quando approcciano questi tipi di trattamento. Noi abbiamo voluto cercare di identificare questo problema, cioè cercare di avere un paziente che viene da te, ti chiede di risolvere un problema, segui un percorso insieme al medico che te lo propone e te lo spiega, e riuscire ad avere dei risultati. Tante volte non è così, puoi avere degli effetti collaterali, puoi avere delle difficoltà a seguire un certo tipo di tempistiche nei percorsi di questo trattamento, ma col tempo di riuscire a risolverlo. Perciò saremo molto centrati nella nostra sessione di congresso a spiegare queste problematiche, difficoltà, quasi di rapporti anche psicologici col paziente, oltre che funzionali dietro al tipo di trattamento che facciamo.